E a questo punto cederei la parola a Alice Cauduro, che ha approfondito proprio alcuni aspetti relativi all'attività di ARERA e alla garanzia del diritto all'accesso all'acqua. Quindi partiamo da quello che ci è più vicino e più noto, per poi arrivare a allargare la riflessione anche ad ambiti e ragionamenti più ampi. Grazie Paolo, anche per questa, diciamo, sintetica e molto puntuale piccola lezione di diritto amministrativo e costituzionale. Direi che i nostri studenti l'avrebbero compreso benissimo perché è stata molto chiara. E mi riallaccio a un passaggio che ha fatto Paolo adesso, appunto la regolazione del mercato. Io provo a identificare quelli che sono, a mio avviso, i profili di criticità dell'attuale modello della regolazione del servizio idrico integrato. Prima facendo una piccola premessa, appunto partendo da questa espressione, regolazione del mercato. Intanto per dire che il modello regolatorio non è, da un punto di vista teorico, l'unico modello possibile e conosciuto. Questo è tanto banale quanto a volte poco ricordato. Come è poco ricordato anche l'altro aspetto altrettanto banale e scontato, addirittura Einaudi nei primi del Novecento lo ricorda, che il finanziamento del servizio non necessariamente avviene, deve avvenire ad un prezzo privato, ad un prezzo neanche pubblico, quindi con la tariffa. Ma può immaginarsi il finanziamento di un servizio totalmente coperto dalla fiscalità generale e quindi dall'imposta. E in questo caso è evidente come questa scelta escluda rispetto a quello che appunto abbiamo oggi come esistente, escluda ogni tipo di regolazione, perché se il servizio idrico rispetto a quello che stiamo trattando in particolare, ma potrebbe essere esteso il discorso, pensiamo così è per la sanità, però se il servizio idrico, se la scelta politica fosse a fiscalità generale, chiaramente non staremmo qui a discutere della regolazione non solo rispetto alle autorità amministrative indipendenti, ma anche rispetto a un ipotetico potere attribuito, una funzione attribuita a un ministero. Parlo della regolazione rispetto al costo del servizio, chiaramente, non degli altri aspetti. Questo diciamo come premessa. Ricordo poi che fino al 2012 le funzioni riguardanti la diciamo, determinazione dei criteri di calcolo a livello nazionale della tariffa erano attribuite al Ministero dell'Ambiente. Dal 2012, ma lo sapete, insomma, meglio di me, dal 2012 è arrivata l'ARERA, quella che oggi si chiama ARERA, e ha assunto appunto queste funzioni del Ministero. Quali sono, secondo me, gli aspetti più attuali e più critici di questo modello rispetto a come viene esercitata la regolazione dall'autorità amministrativa indipendente. E intanto, a mio avviso, l'aspetto più critico è innanzitutto quello dell'effettiva indipendenza, o meglio, mi chiedo se ci sia un'indipendenza nel momento in cui un'autorità amministrativa viene totalmente eterofinanziata da uno dei soggetti regolati. Mi spiego meglio, il fatto che l'autorità definisca lei stessa con una deliberazione periodicamente qual è la percentuale rispetto ai ricavi dei gestori che essi stessi devono darle come contributo di funzionamento, va da sé che compromette, almeno da un punto di vista teorico, quella che è l'indipendenza del regolatore rispetto al regolato. E questa è quella che viene chiamata, il professor Foà lo spiegherà meglio sicuramente, il pericolo della cosiddetta cattura del regolatore, no? Quindi, intanto, secondo me, questo è un aspetto che
pone sicuramente delle problematiche, e non le pone soltanto rispetto all'ARERA, quindi più, diciamo, più in generale per le autorità amministrative indipendenti. Un secondo aspetto, un secondo profilo critico, a mio avviso, è quello che attiene all'elemento che viene, diciamo, considerato essenziale e sufficiente a superare il deficit di rappresentanza che hanno questi soggetti pubblici, e cioè la partecipazione. Cioè, si è andata nel dibattito giuridico affermando l'idea che, poiché queste autorità e anche la stessa ARERA ha nei suoi procedimenti una componente di partecipazione che ritengono riconducibile alle forme sufficienti nella forma di consultazioni pubbliche nel processo decisionale, questo basterebbe a superare quelle che sono le carenze di legittimità sostanziale, quindi una legittimità procedurale che compenserebbe una legittimità sostanziale. In questo senso io ho provato a, diciamo, ricostruire intanto da chi partecipa, come partecipa e in che modo la partecipazione viene resa trasparente. E su tutti e tre questi profili, diciamo, ho riscontrato delle carenze, poiché per quanto riguarda il chi partecipa, se andate a dare un'occhiata a diciamo, le statistiche che sono anche rese pubbliche, le trovate pubblicate, delle partecipazioni, effettivamente la presenza più significativa e sicuramente e sistematica è quella dei gestori, non tanto quella degli utenti singoli associati. E in secondo luogo non si comprende appieno che tipo di incisività ha la partecipazione e l'intervento rispetto alla delibera che viene assunta dall'autorità. E in terzo luogo non tutti i processi, diciamo, le procedure di consultazione sono rese trasparenti. L'ultimo profilo di criticità, e concludo, è quello riferito a un aspetto che Paolo richiamava prima, e cioè quello della garanzia del diritto fondamentale. Anche questo è un aspetto molto critico, perché sappiamo che quantomeno nel suo nucleo essenziale, cioè 50 litri giornalieri a persona, il diritto all'acqua è riconosciuto come un diritto fondamentale che dovrebbe essere garantito a tutti a prescindere dalle condizioni, e quindi qui mi riallaccio a quello che diceva Paolo, il problema dei distacchi a prescindere dalle condizioni economico-sociali dell'utente, dalla sua morosità. Questa è una prima criticità sicuramente. Su questo apro, pongo un interrogativo, perché sebbene la legge del 2015 collegata ambientale abbia stabilito e recepito quanto già affermato a livello internazionale, ha poi demandato all'autorità l'effettiva procedimentalizzazione di questa garanzia. Cioè, mi spiego più semplicemente, il fatto di demandare a un'autorità amministrativa la modalità amministrativa di effettività di un diritto fondamentale è legittimo entro che termini? Questo lo chiedo sicuramente al professor Fo e alla professoressa Agostino. L'altro aspetto è sicuramente, diciamo, in un certo senso, quello che forse la professoressa Agostino diciamo, ha meglio chiaro, cioè con quale fonte, perché noi abbiamo DPCM, deliberazioni, ma anche allegati alle stesse deliberazioni, dove viene definito appunto il procedimento, che ha in sé alcune criticità ulteriori, cioè un doppio passaggio della presentazione della domanda e della valutazione della stessa dal comune poi al gestore, che rende particolarmente lento il procedimento, che si conclude con l'attribuzione e l'assegnazione di un bonus, che si può concludere in questo senso, bonus che ha una durata provvisoria.
e di 12 mesi. Anche in questo senso mi chiedo quanto possa considerarsi garantito un diritto fondamentale nel momento in cui si creano queste condizioni, diciamo così, complesse ad un soggetto che viene considerato in condizione oltretutto di disagio sociale, oltre che economico. E io su questo avevo deciso di rimanere stringata e ci spero di esserci riuscita. Quindi queste sono, diciamo, le domande che porrei rispetto a quelle che sono le mie conoscenze e agli altri relatori. Grazie.